Eccolo stiva domani ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro bevi insieme. Allora, oggi pomeriggio volevo trattare l'argomento sensibile dell'infortunio di Chiesa, perché veramente mi ha fatto preoccupare. Stavolta è stato un grande gladiatore, volevo accennarlo in un video a parte per non parlare durante il post partita, perché è rimasto in campo nonostante avesse un fastidio al ginocchio enorme e non riuscisse a correre. Lui è rientrato in campo con la bordata e l'esultanza dei tifosi che l'hanno veramente osannato come un dio, per riuscire a mantenere diciamo, i nervi saldi e tenere la squadra almeno in 11, perché rischiavamo veramente di prendere gol da un Friburgo che sarebbe andato in superiorità numerica. Quindi è stato comunque utile a mantenere la parità numerica. È rimasto in campo lo stesso. Oggi verranno fatte le visite mediche, speriamo bene che ritorni presto. E poi l'altro discorso è quello che riguarda Kinè, che sta provando ad accumulare materiale per l'accusa sfruttando l'articolo 4, però vi dimostrerò che ha torto di nuovo. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stiva Domani vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, partiamo dal discorso di Kinè, che proprio notizia di ieri sera, quindi freschissima, l'ho tenuta appunto per stamattina, e ha diciamo rincarato la dose per l'accusa, perché sa benissimo che noi riprenderemo i punti appunto della penalizzazione della plusvalenza, ma se non ha stipendi può ancora cercare di architettare qualche progetto, qualche piano diabolico. E il problema è che lui non ha ancora capito che l'articolo 4 su cui lui fa affidamento e per cui lui ci reputa sleali, cioè che non abbiamo rispettato quell'articolo 4, in realtà non è come dice lui, perché ripeto, la manovra stipendi non è un qualcosa che ha un valore legale, perché sono accordi privati, ok, con i giocatori che hanno accettato di prendere lo stipendio leggermente più spostato in avanti di 4 mesi o in alcuni casi l'anno successivo, ma non ha valore legale, cioè è il diritto del giocatore, ok, voler rimanere nella squadra in cui gioca venendo pagato dopo. L'ha fatto l'Inter, i giocatori non hanno preso lo stipendio tutto l'anno e Conte chiedeva alla società un po' di vicinanza, un po' di aiuto psicologico, un po' di supporto, facendo vedere che erano presenti, perché era difficile tenere, diciamo, dritto uno spogliatoio che andava allo sbando. È normale che andasse allo sbando. E mi ricordo che qualcuno si era anche lamentato, mi pare Ranocchia, altri giocatori dell'Inter, e Conte tenne in piedi tutta la baracca. Quindi Conte in queste cose è anche molto bravo, ripeto, però ha mascherato qualcosa che era irregolare da quel punto di vista, perché comunque anche loro non hanno rispettato le regole, ok? Ma quali regole se non c'è una normativa? È questo che dico io e mi rilaccio a questo discorso. Però se Kinè è un tifoso romanista e interista, lì non ci possiamo fare niente. Cioè, se lui manipola le leggi a suo favore e c'è la carta, la famosa carta che stanno nascondendo FGC e Kinè, che certifica che quasi nessuna squadra di Serie A poteva iscriversi al campionato, vuol dire che la manovra stipendi è muffa rispetto a tutto questo. La manovra stipendi è un accordo scritto in un ufficio della Juventus con la firma del giocatore e della Juventus, tranne nel caso di Ronaldo, perché Ronaldo è andato via da solo, non ha comunicato niente fino all'ultimo. Come fai a gestire un campione come Ronaldo che ti si impunta dall'oggi al domani e dice voglio andare via, chiama Jorge Mendes e dice trovami la squadra? Ronaldo non aveva detto niente a nessuno, da quel che sembra, a meno che Nedved non dicesse bugie quando gli chiedevano allora Ronaldo rimane, e appunto Nedved diceva sì Ronaldo non ci sono problemi, il giorno dopo ha svuotato l'armadietto ed è andato allo United, per farvi capire quanto Ronaldo fosse ermetico come personaggio. Quello quando decide va via lui, non è la squadra che decide cosa fare di lui e del suo contratto. Quindi cosa voglio dire con questo? Che la Juve non ha avuto tempo di muoversi, e non è che tu puoi pagare un anno di stipendio a Ronaldo se va via ad agosto, prima dell'iniziare la stagione. Sì, ha fatto la partita con l'Udinese dove fece quel gol annullato, però cioè, Ronaldo fondamentalmente si è andato via il 31 agosto. Quindi la Juventus aveva preparato questa carta proprio per evitare problemi, perché cavolo, questo come faccio a pagarlo se se ne va nel 3+1, nell'anno di contratto in cui dovevamo prolungarglielo e scappa via? Dovremmo trovare un accordo per pagargli lo stipendio oppure quello che gli dovevamo dare entro tot. E per legge la Juve può dare questo stipendio entro tot, adesso non ricordo la data, però poteva pagarlo entro la fine di una certa data, quindi penso sia anche questo giugno 2023, adesso non mi ricordo esattamente, per dire con Dybala si sa 30 aprile 2023 e Dybala
Dubito che sia un personaggio che comunque voglia fare causa, faccia dei polveroni. È uno che ama la Juventus, è uno che ha fatto questo accordo, in comune accordo con la società, e semplicemente se n'è andato per altre motivazioni, non perché non pagavano gli stipendi, perché non era più ben voluto. L'ha fatto capire anche Mourinho, che non era amato alla Juve, qui si sente amato, ha detto. Quindi ha dato una frecciatina a tutto l'ambiente Juve. Quindi questo era quello che volevo dirvi, cioè la Juve non ha violato neanche quel famoso articolo 4 di cui parla Kinè. Quindi devono rassegnarsi. L'accusa non è soltanto una parte del processo, c'è anche la difesa. Quindi se la Juve ha le facoltà di avere dei documenti, presentarli davanti al giudice e valgono per difendersi e annullare tutto, è giusto che lo faccia. Ma cos'è questa storia che vale solo l'accusa? Se non ci sono le motivazioni per vincere quella condanna da parte di Kinè Santoriello. Cioè, la Juve ha diritto a difendersi, al giusto processo. E infatti, con ricorso CONI, avremo la meglio. Poi, ripeto, la manovra stipendi potrà creare qualche subbuglio a livello di multa, maxi multa, penalizzazione e basta, basta. Non c'è la serie B, ragazzi. Ci stanno inventando tutto e di più. E questo che a me fa arrabbiare molto. Ecco, chiudo questo capitolo e poi ne parleremo anche stasera nel video serale di qualcos'altro, se viene fuori qualche altra chicca. E poi, ecco, Chiesa, altro caso che mi sta dando molto, molta preoccupazione, perché era appena rientrato, stava diventando decisivo, è un giocatore su cui fare affidamento e, ripeto, non è quello il motivo per cui si è infortunato, ha avuto questo dolore al ginocchio destro, però metterlo fuori ruolo, farlo entrare da centravanti al posto di Vlahovic, facendo dei movimenti non suoi, specialmente se poi gli chiedi solo di difendere, è ovvio che deve migliorare a livello difensivo Chiesa, questo è sicuro, lo ha detto anche Allegri, però rischiarlo da centravanti per sostituire Vlahovic in una partita in cui stai vincendo 1-0 e devi provare a fare altri gol, mettere un giocatore che sì, è molto bravo, ha votato all'attacco, ma non può fare tutti i ruoli dell'attacco, non può fare il falso 9, non può fare il centravanti, è un'ala, è un esterno d'attacco, non può fare il terzino, non può fare il mediano, non può fare la mezzala di centrocampo, è nato per fare l'esterno d'attacco, oppure la seconda punta, a dir tanto, ma bisogna stare attenti a queste cose, perché vedi, a fare movimenti in cui tu non sei abituato a fare, cioè, è ovvio che poi rischi di alterare il tuo stato fisico, come se tu mettessi Bremer, fisicato quanto vuoi, grande gamba, a fare la mezzala, a fare i cross alla Kostic tutto il tempo, non ce la fa. Quindi io mi auguro veramente che per Chiesa non sia niente di grave, ripeto, oggi ci saranno gli accertamenti medici al G-Medical, spero di potervi dare qualche rassicurazione in più stasera, sicuramente ve ne parlerò, e per il resto, ecco, l'altro episodio di Pogba, che è l'unico che mi preoccupava, è entrato in ordine, anche Allegri ha fatto una battutina dicendo dai, almeno per stasera è venuto in orario alla partita, si è stemperato un po' l'animo, e quindi per il resto direi che a parte Chiesa a rischio, Milik dovrebbe tornare al più presto, De Sciglio domenica dovrebbe essere a disposizione, e Bonucci sembra comunque abbastanza recuperato, come vi ho detto non è sicuramente al meglio e non è un giocatore su cui fare affidamento tra i titolari, ripeto, ma nelle rotazioni per la Coppa Italia, quando si è in vantaggio in Europa League, in qualche squadra, contro qualche squadra come la Sampdoria, la Cremonese, dir si voglia, ma non in grandi importanti big match, perché abbiamo visto che comunque non è un giocatore da alti livelli, è più una chioccia, più un uomo da spogliatoio, più un senatore che diciamo può dare la dritta ai giovani. Ditemi cosa ne pensate di questo video ragazzi, un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre per chiudere vi ricordo che chi non si fosse ancora iscritto al canale ma mi guarda da tanto tempo, anche da anni o mesi, faccia un piccolo gesto d'amore stivelloso, clicchi il bottone rosso o nero a seconda di dove vi collegate, telefono o computer, e entrate a far parte della community ufficialmente. Venite con me qua nei commenti, vi confrontate con me, scambiate opinioni, avete visto, rispondo a tutti anche in privato via mail. Un abbraccio a tutti quanti, a presto!